Mi avete mai visto fare uno slow motion con la mia Insta360 X3 durante un sorpasso come questo? O a fermare il video, croppare un frame e riconoscere chi c'è sul muretto? A 310 km orari? Ovviamente no. E sapete perché ci sono riuscito questa volta? Perché dietro sul codone non avevo montata l'X3, ma la nuovissima Insta360 X4. Allora, se già con le cose che vi ho detto siete stragasati e volete acquistare questa bombetta, vi lascio qui sotto ovviamente tutti i link in descrizione. Se invece volete scoprire meglio di cosa parliamo, cosa sono le novità per filo e per segno, continuate ad ascoltare. Perché gli slow motion sono solo una delle tantissime novità. Abbiamo la AI integrata con una marea di funzioni. Video fino a 8K di risoluzione, cioè non so se mi spiego. Nuova batteria super migliorata e un software per un editing ancora più veloce, ma ovviamente tanto tanto altro, quindi state ad ascoltare molto attentamente. E come diceva un vecchio filosofo greco, eccoci qui, follettine e follettini. Sentite? Uno dei momenti più goduriosi. Ed eccola qui in tutta la sua magnificenza. Questa nuova telecamera è la prova che finalmente qualcuno ascolta gli utenti. A differenza dei competitor come chi mi segue da molto tempo si può ricordare. E appunto chi è iscritto al canale da tempo sa che non mi sono mai sbilanciato così tanto a promuovere una telecamera, perché anch'io personalmente non ero convinto. Avevo sempre mille problemi, mille casini, insomma non ero assolutamente pienamente soddisfatto, ma qui ragazzi non c'è più niente da dire. Tralasciando gli altri prodotti che poi durante l'anno avrete modo di vedere e avrò modo di raccontarvi, questa nuova X4 è una bomba. Va bene per tutti, sia per chi come me lo fa di lavoro, sia per chi la usa come svago. Ma non perdiamo altro tempo e guardiamola da vicino. Per chi è già utilizzatore si chiederà anche: ma cosa cambia dalla X3? Touchscreen più grande, corpo più robusto, cioè la senti proprio che è più trugna. Novità delle protezioni rimovibili. Qui abbiamo una guida dove si possono appunto applicare le protezioni, invece qui si appiccicavano sopra, come potete ben vedere, e non male, ma appunto si poteva fare meglio e è stato fatto meglio. Se prendiamo le batterie, altra roba importantissima, noteremo che quella delle X4 è più grande. E se Archimede non mi inganna, batteria più grande vuol dire anche più durata nella registrazione. Ed è esattamente così. A parità di risoluzione, la X4 dura 67% in più, 81 minuti contro 135. Non so se mi spiego. E a proposito di risoluzione, la grande novità è sicuramente quella di poter registrare in 8K a 30 fps. La X3, vi ricordo che al contrario, registrava al massimo in 5.7K, che era già tantissimo. Qui vedete un rapido confronto tra le due immagini. Insomma, c'è una bella differenza. Da YouTube magari farete un attimino più fatica a vederlo, perché quando appunto si caricano c'è una compressione del file e quindi una perdita di qualità, ma vi assicuro che c'è una grande differenza, soprattutto in dei particolari casi. Ad esempio quando c'è un sorpasso o quando succede qualcosa un po' lontano da noi e vogliamo andare a croppare l'immagine, avendo un 8K diventa tutto molto più semplice, si perde molta meno qualità appunto con il crop. Andando sui freddi numeri abbiamo il 78% in più di pixel. Poi abbiamo il 5.7K come la X3, ma a 60 fps, che ci permetterà di creare slow motion a 360. Figata atomica. Ed è una funzione che sfrutterò sicuramente. E se a 60 fps non vi basta, c'è il 100 fps in 4K. E voi direte, è finita qui, cos'altro ci può essere? No! E se ancora non vi basta, passando in modalità selfie, e quindi registrando con una sola lente, potrete impostare la X4 in 2.7K a 120 fps. Se già siete ultragasati e non volete perdere altro tempo, vi ricordo che qui sotto avete tutti i link per altre info e per comprare questo gioiellino. Invece se volete ancora qualche spiegazioncina, continuate a guardare il video. Immagino un'altra domanda che vi starete facendo:
non sono un professionista del settore, sono una semplice persona che gli piace un po' armeggiare con i video, ma non so utilizzare tutti i vari programmi di videomaking. Insta ci viene incontro anche su questo aspetto. Per farvi un esempio, adesso abbiamo fatto un mega sorpasso, me lo voglio rivedere al volo, e non è che perché registra in 8K, 30 fps, tutto quello che sapete, non possiamo vederlo perché pesa troppo. Eh no, perché i file che vanno qua sopra sono compressi in LRV e quindi un cellulare, diciamo, di ultima generazione, ma neanche, diciamo, recentissimo, può tranquillamente gestire il tutto. Quindi, telecamera connessa col wifi, velocissimo, perché guardate, tac, entro dentro. A parte che abbiamo la anteprima così e vediamo tutto subito. Però noi vogliamo andare a vedere quello che è successo poco fa. Quindi andiamo su modifica, crea video. Qua ci sono tutte le clip che abbiamo fatto fino adesso. Tac, e subito abbiamo tutta la timeline dove possiamo addirittura sotto mettere musiche, testo, sticker, una marea di cose. E poi appunto se andiamo su il video possiamo tranquillamente vederci il turno, andare sul momento che ci interessa, gestiamo con un semplice tocco del dito la direzione e riguardiamo l'azione in pista. Qui sul passino all'esterno, tac, semplice, veloce, due tocchi, semplicissimo. Poi appunto quello che vi ho detto prima durante il video era anche il discorso della semplicità di utilizzo e la possibilità, anche se non si è mega super videomaker, di poter fare robe incredibili. Infatti qui abbiamo lo Shot Lab dove buttate dentro il vostro video e praticamente fa tutta l'applicazione. E proprio qui avete tutta una serie di esempi con il quale potete giostrarvi, provare e liberare la vostra creatività, con il quale potete fare robe incredibili. Ad esempio il CineLapse, il flash dash che fa un po' l'effetto, diciamo, di stile flash. Per farvi un altro esempio, nello Shot Lab c'è il nose mode, che è quella modalità con la quale hanno fatto il reel che è diventato praticamente mega super ultra virale, dove c'era un ragazzo che andava in palestra, sollevava i pesi con questa modalità e faceva un effetto veramente simpatico e incredibile. Ma voi mi dite: no, io non voglio robe preimpostate, prefatte, voglio liberare completamente la mia creatività dal minimo dettaglio. Perfetto, c'è l'app per il computer con il quale potete veramente fare qualsiasi cosa, e non per questo vuol dire più difficoltà o più complessità, ma semplicemente più possibilità. Ovviamente abbiamo tutti i vari FOV, rapporti d'aspetto, il Motion ND, che è quella impostazione incredibile con il quale potete dare molto più senso di velocità alle vostre clip fatte in moto, il Flow State, l'Horizontal Lock, che per chi non se lo ricorda è quell'impostazione per la quale l'orizzonte rimane stabile esattamente come le telecamere della MotoGP. Quindi quello che vedete in televisione la domenica, che vi sembra una cosa fuori dal normale, potete tranquillamente farlo anche voi con Insta360. È un'altra roba incredibile, con l'AI integrata all'interno delle clip vengono scelti dei momenti salienti che li andiamo a vedere e veramente ci vengono riproposti delle situazioni, ad esempio un sorpasso, un momento di massima velocità, una caduta ad esempio che è successa davanti a noi. E oltre questo, con dei semplici gesti possiamo far partire le clip in autonomia. E lo so che sembra fantascienza, ma ve lo faccio vedere in diretta. Tac. In questo modo ha incominciato a registrare per fermare la clip di nuovo. Si è stoppato. Oppure vogliamo fare un bel selfone al volo? Foto fatta. Cioè, pazzesco. Un altro accessorio molto carino è il GPS Preview Remote. Guardate che bello. A cosa serve? Semplicemente, se andiamo a mettere la nostra telecamera in dei punti dove non batte il sole e vogliamo controllare com'è la situazione, con questo possiamo farlo, perché ce lo mettiamo o davanti nella zona anteriore della moto e quindi possiamo vedere una preview in diretta, oppure ce lo possiamo posizionare tranquillamente con gli appositi cinturini sul polso. Un'altra roba molto figa che funge anche da GPS, quindi con una particolare impostazione ci può prendere ad esempio la velocità, i tempi sul giro, che per fare un esempio, se ci dimentichiamo il cronometro un giorno, questo ci salva. E poi, come se non bastasse, ci tiene anche traccia di tutto il nostro percorso facendocelo vedere. Ottimo consiglio per gli amici motociclisti che vogliono usarlo nelle loro scampagnate in moto o similare. E devo dire che come cosa non è male. Poi, come vedete, qui non ho uno, non ne ho due, ma ho ben tre stick. La domanda credo che sia immediata: cosa te ne fai di tre stick? Con una telecamera 360 puoi dare sfogo alla tua fantasia. Ci sono un sacco di tipi di riprese che puoi fare e loro tre
ci aiutano. Questo è il classico selfie stick. Poi c'è lui, la sua versione estesa, che arriva fino a 3 metri di lunghezza. Cioè, guardate che bestione. Posso andare a incoronare il re d'Inghilterra, Teo, che è lì dietro. Nel nome della spada della roccia. E proprio per non farci mancare nulla, hanno migliorato la stabilizzazione dal modello vecchio. Poi, la novità, il Bullet Time Bundle, che oltre al selfie stick ha anche questa comodissima base che funge da treppiede. E se andiamo ad attaccare il selfie stick che c'è all'interno, che al contrario dell'altro di prima classico si allunga, ce la portiamo sopra la testa, attacchiamo qui la X3 e la facciamo girare creando immagini spettacolari, che sono queste che state vedendo in questo esatto istante. Invece con il classicissimo treppiede possiamo sfruttare la X4 per fare incredibili timelapse in 11K o time shift in 8K. E come avrete notato, la telecamera rende invisibili gli stick, che è una gran figata, o no? E ragazzi miei, lo dico sempre, il video nel video è importante, ma l'audio fa il video, è il 50%. Quindi, a parte che è stato migliorato tantissimo l'audio su questa nuova X4, e lo sentite bene da questo onboard. Ma se volete un risultato ancora più buono, c'è questo stupendo... Cioè, vedete come ogni dettaglio adesso viene curato? Dove se abbiamo un utilizzo particolare del prodotto e vogliamo migliorare quella situazione, Insta ci viene in aiuto. Abbiamo queste incredibili spugnette da inserire di fianco sui microfoni in modo da non farci rovinare l'audio dal vento o roba simile. Si va ad applicare questo adesivino con velcro, si applica la spugnettina, tac, va sopra così e siete a posto. Tac, uno da una parte, mettiamo anche l'altro. Anche più carino. Guardate lì, tac. Che figata, che figata. Insomma, tornando alla tecnica, tantissime funzioni e una qualità spaventosa. Grazie al nuovo chip che permette un bitrate più alto e il codec H265. Traduzione per i meno esperti. Il video viene compresso meno e ci regala più qualità. E se ancora questa X4 non ti ha sedotto, ti do un altro paio di chicche. Resiste fino a 10 metri sott'acqua. Ora ha una presa USB-C 3.0 per scaricare più velocemente i tuoi video ed ha una velocità trasmissione Wi-Fi più potente. Cioè, ragazzi, è tutto il meglio, non so cos'altro dirvi. Quindi ragazzi, questo è tutto, vi lascio e vi ripeto i link qui sotto, spingete, mi raccomando, ve l'ho già detto, non ho trovato mai in tutta la mia carriera di YouTuber un prodotto così valido. Qui stiamo parlando dell'X4, è la novità, è una bomba, se volete fare questo genere di video non c'è niente di meglio, molto semplicemente, ma anche tutto il resto. La Go 3 nel casco, adesso la vedete praticamente in tutti i miei video. La Ace Pro, anche quella una bomba. Quindi se volete ancora più info o acquistarle direttamente, qui sotto tutti i link. Come al solito ragazzi, Gas, e ci vediamo al prossimo video.